Un passo in più verso l'inclusione sociale, ma soprattutto un esempio di collaborazione tra associazioni e professionisti del settore. L'evento Orti Senza Barriere, promosso dall'associazione Castellaneta Evolution Orti Condivisi e dall'AFDA, svoltosi all'interno della villa Sette Pozzi di Castellaneta, è stato proprio questo: la possibilità di regalare un'opportunità nuova, abbattendo le barriere, grazie ad ingegno, sensibilità e collaborazione. Noi abbiamo già degli orti condivisi e ci siamo resi conto che un nostro socio in carrozzella si veniva, faceva la classica passeggiata, però alla fine rimaneva una sola passeggiata, non c'era l'attivo della coltivazione. Allora abbiamo pensato insieme agli altri soci, in primis mio marito: cosa ne pensi se costruiamo un orto per disabili? E da lì è nato il progetto. Abbiamo più o meno studiato il progetto e grazie a una bravissima persona, Pinuccio Capodiferro, si è messo a disposizione nella realizzazione dell'orto. E la possibilità è far avvicinare tutti alla coltivazione soprattutto ed eliminare tutte le barriere. Non ci sono barriere. Questo evento è stato studiato proprio per eliminare le barriere. L'integrazione a 360 gradi. Con l'aiuto dei nostri amici che ci hanno pensato, e hanno organizzato questa struttura che potrà essere utile per fare giardinaggio, per avvicinare quindi alla natura e all'ambiente, al giardinaggio proprio pratico, anche i ragazzi che normalmente non potrebbero per la loro situazione. Quindi questo è soprattutto il motivo, anche perché il contatto con la terra, il rapporto con la natura è già di per sé una terapia vera e propria. Questo è anche importante. Quello che è importante è che si sta creando, almeno questo speriamo, una vera sinergia tra le varie associazioni del territorio. Questo è importante, c'è sensibilità e anche questo posto col tempo si sta crescendo di queste possibilità, soprattutto la villa dei Sette Pozzi. Noi abbiamo fatto l'anno scorso una raccolta fondi per l'acquisto di un'altalena per disabili che verrà sistemata presto, perché stiamo adesso sistemando, per fare di questa villa anche un parco inclusivo, perché questa è l'idea. E questo, la possibilità di avere anche questa attività di giardinaggio, degli orti condivisi che ci hanno donato questa cosa, permetterà proprio di ampliare le possibilità di inclusione. Questo è importante, l'inclusività di questo luogo con l'aspetto del gioco per i bambini, per tutti i bambini. Quello che si vuole è un parco inclusivo dove tutti insieme si possa stare, si possa giocare insieme, per dare la possibilità ai bambini, perché sono bambini tutti, di giocare insieme.